Perfetto. Allora, ricomincio io, seguito. Sì. Ricomincio da capo il discorso, tanto che l'altro era stato. Era sul riconoscimento del buddismo. Quindi infatti. Ripartiamo da qua. No, per quale ragione? Quello è importantissimo, stiamo parlando certo. Di quello importante. Allora, rifaccio di nuovo vedere. Esattamente. Questo è il testo del quesito referendario proposto ai greci. Qualcuno riesce a capirlo? Qualcuno riconosce il greco? Vabbè. No, bisogna conoscere il greco contemporaneo, certo. Io c'ho anche il vocabolario, ma lasciamolo stare. No, poi ci arriveremo. Allora, vale la pena di dire una cosa importante, perché abbiamo fatto adesso questo manifesto del testo del quesito referendario, per il semplice motivo che la sceneggiata greca che va in atto da fine gennaio, inizio febbraio del 2015 è ad uso e consumo e vantaggio delle multinazionali del denaro, della gestione del denaro, e non certamente del popolo greco. Che è successo? Leggiamo una cosa. Allora, la sostanza è questa: in Italia fanno credere che si tratti di un referendum sostanziale, invece non è vero. E poi ci arriviamo con gradualità. Allora, leggo: intervento programmatico davanti al Parlamento, Tsipras sfida l'Europa. Rispetterò il programma elettorale, ma pagheremo il debito. Il neo premier greco presenta il programma di governo davanti al Parlamento di Atene e ribadisce la volontà di sfidare l'Unione Europea prendendo le misure annunciate durante la campagna elettorale, e poi dichiara: è un obbligo storico chiedere le riparazioni di guerra alla Germania. E poi ancora, Tsipras, la troica è finita, Tsipras è ottimista. Incontra l'UE nel pomeriggio da Hollande, abbiamo proposte realiste, Tsipras da Juncker, ottimista ma non c'è accordo, Varoufakis da Draghi, colloquio fruttuoso, Roma, Renzi a Tsipras, vogliamo dare una mano alla Grecia, Grecia, il Premier Tsipras, rispetteremo obblighi con la BCE e il Fondo Monetario Internazionale, Grecia, Tsipras, priorità del nostro governo sarà rinegoziazione del debito. Allora, questo è il testo di Rai News dell'8 febbraio del 2015. Allora, il discorso programmatico, questo è quello che dice Rai News, il discorso programmatico del neo premier greco Alexis Tsipras davanti al Parlamento di Atene comincia con una frase inequivocabile: mi impegno a rispettare in pieno il programma del partito con cui ho vinto le elezioni. Questo dice? Esattamente. Tsipras spiega che il governo greco intende mantenere le promesse elettorali di realizzare le misure contro l'austerità, perché si tratta di una questione d'onore e di rispetto. Il premier greco parla di innalzamento degli stipendi, di lotta alla corruzione, addirittura la richiesta di riparazione di danni di guerra alla Germania. Così il leader di Syriza si prepara a concretizzare la sua sfida all'Unione Europea e lo ribadisce sia in Parlamento sia su Twitter. It is the irrevocable decision of our government to honor the mandate of the Greek people and negotiate in the United Europe United. The end austerity. E quindi è irrevocabile decisione del nostro governo di onorare il mandato del popolo greco e negoziare in Europa unita, nella comunità europea, per finire l'austerity. Questo dice per finire l'austerity. Esattamente. Costruiremo poi una Grecia, continua, costruiremo una Grecia economicamente indipendente e partner allo stesso livello nell'Unione Europea e nell'Eurozona, continua Tsipras davanti ai parlamentari che applaudono. La Grecia intende pagare il debito, il premier greco nel suo discorso spiega comunque che la Grecia ha intenzione di pagare il suo debito, però vuole raggiungere un'intesa comune con i partner per l'interesse di tutti. Il problema del debito greco non è economico ma politico, aggiunge.
La Grecia infatti non vuole un prolungamento del piano di salvataggio bailout, ossia i 240 miliardi di euro ottenuti dalla Troica tra il 2010 e il 2012, che salvarono l'Atene dal fallimento, concordato con la Troica, BCE, UE, Fondo Monetario Internazionale, ma un programma ponte vuole, dice lui. Il memorandum, continua il premio greco, è fallito da solo. Il nostro governo non deve chiedere il suo prolungamento, chiede un nuovo accordo ponte sino a giugno per rinegoziare il suo debito. La Grecia vuole un accordo sostenibile con i partner e, ad essere sincero, sono sicuro lo raggiungeremo. Austerità non fa parte del trattato, ancora ribadisce di nuovo. Il premier greco quindi ribadisce di voler rispettare il patto di stabilità sottoscritto dai paesi membri dell'UE nel 1997 sul controllo delle rispettive politiche di bilancio, che rafforzava il trattato di Maastricht del 1992, ma superato dal fiscal compact ultimo, sottolineando però che l'austerità non fa parte del trattato, di nuovo, come già detto più volte, e aggiunge: la Grecia vuole un nuovo contratto con l'Unione Europea, rispetterà le regole dell'Eurozona, ma non includerà misure irrealizzabili che siano un altro volto dell'austerità. E poi ancora, il Premier quindi ci ricollega, annuncia la prossima istituzione di una commissione parlamentare di indagine sul memorandum, non per fare ritorsioni e rivendicazioni sul documento, ma per fare prevalere la giustizia, dice lui. E allora elenca poi i punti salienti del suo programma: distribuzione di cibo e lotta alla corruzione. La prima priorità di questo governo, spiega Tsipras, è affrontare le grandi ferite del piano di salvataggio, affrontare la crisi umanitaria come avevamo promesso di fare prima delle elezioni, e per questo il governo prevede la distribuzione gratuita di cibo ed elettricità ai bisognosi, la lotta dura contro la corruzione e le evasioni fiscali, mali endemici e di lunga data della Grecia. Punto 2. Riassunzione dei dipendenti. Ma magari ci fosse l'evasione fiscale. Punto 2. Riassunzione dei dipendenti pubblici e innalzamento dei salari minimi. Tra le promesse anti-austerità fatte in campagna elettorale dal leader della sinistra radicale di Syriza c'è la riassunzione di tutti i dipendenti pubblici licenziati, l'innalzamento del salario minimo che nel 2016 ritornerà gradualmente a 750 euro al mese dagli attuali 580 e il ritorno al pagamento delle tredicesime. Punto 3. Circa il promesso alleggerimento fiscale, Tsipras annuncia l'abolizione dell'attuale tassa sugli immobili e la sua sostituzione con una legge che tasserà le grandi proprietà immobiliari. Saranno inoltre ripristinati i contratti collettivi di lavoro e il minimo imponibile annuo. Quarto punto, riguardo alla previdenza sociale, Tsipras conclude affermando che non vi saranno ulteriori tagli alle pensioni e che non sarà elevata l'età pensionabile. Tutte queste misure graverebbero molto sui conti pubblici e sul debito greco che, come annuncia lo stesso Tsipras, ha superato il 180%. Punto 5. La riduzione degli sprechi. Il nuovo ministro greco però annuncia anche una serie di misure per ridurre gli sprechi, tagli ai benefici per i politici, vendita di uno degli aerei del primo ministro e di 800 auto blu, la riorganizzazione della TV statale Nerit, un taglio del 30% dei funzionari del Megaro Maximu, il palazzo dove ha sede il governo, e quello del 40% del numero degli agenti di polizia preposti alla sicurezza dell'edificio. Punto 6. Cittadinanza agli immigrati di seconda generazione. Sul fronte dell'immigrazione Tsipras annuncia che il suo governo concederà la cittadinanza greca agli immigrati di seconda generazione. Per fare ciò, aggiunge Tsipras, la Direzione Generale dell'Immigrazione è stata trasformata in Ministero ed ha fra i suoi obiettivi primari quello di preparare un'apposita legge per dare la nazionalità greca ai ragazzi stranieri nati e cresciuti nel paese. Punto 8. Chiedere le riparazioni di guerra alla Germania. Alla fine del discorso Tsipras sgancia la bomba delle riparazioni di guerra alla Germania, che secondo il neo premier greco è un obbligo storico chiedere. Il riferimento è al 50% del debito che venne abbonato nel 1953 alla Germania federale per i danni dovuti dalla Germania nazista da tutti i paesi, inclusa la Grecia. Il nostro obbligo storico continua a reclamare il prestito che il Terzo Reich obbligò all'allora Banca Centrale ellenica a versare e le riparazioni per l'occupazione tedesca durata 4 anni. Allora, qui ho rielencato sommariamente in base al suo enunciato dell'8 febbraio, parlo di Tsipras, che ricordava gli impegni presi. Allora, facciamo un piccolo excursus cronologico. Atene, 30 giugno 2015, che dice alcune cose, poi c'è un altro documento del 29 giugno e un altro documento
del 28 giugno. Allora, vediamo un po' prima quello del 28 giugno. Anzi no, vediamo prima quello del 30 giugno. Anzi no, vediamo prima quello del 29 giugno. Qui praticamente questa è una lettera di Donald Tusk, che è il Presidente del Consiglio Europeo, che scrive a Tsipras e gli dice: in your letter of 20th century 15, you request... È di adesso. Sì, è del 28 giugno. Vabbè, la traduco direttamente senza... Certo, quello è. Allora, nella vostra lettera del 28 giugno del 2015, voi richiedevate che i governi dell'Eurozona riesaminassero le loro posizioni riguardante l'estensione del corrente contratto di assistenza finanziaria EFSF di un mese dalla data del fine, del 30 giugno. Potrei confermarlo alla data del 22 giugno del summit dell'Euro Summit del 22 giugno, che noi apprezziamo e confermiamo il processo di negoziazione fra la Grecia e le autorità delle istituzioni. Fu riconfermato in quella data che il trattato fra il vostro governo e le istituzioni nel quadro di riferimento messo a punto dal 20 febbraio dalle istituzioni dell'Eurogruppo fu una precondizione per l'Eurogruppo per raggiungere un accordo sul pacchetto complessivo, includendo inoltre l'aspetto finanziario per il debito, per le misure del debito pubblico greco. Questo approccio, questo contatto fu riconfermato fra il 25 e il 26 giugno dal Consiglio europeo. La vostra richiesta di estendere il corrente attuale sistema di assistenza finanziaria EFSF dovrebbe essere considerato come un quadro di preventivo di riferimento. Sfortunatamente, nell'ultimo 27 giugno, nell'incontro straordinario dell'Eurogruppo, il vostro governo ha interrotto un programma di negoziazione su un aspetto secondario dell'accordo. Conseguentemente, senti che dice aspetto secondario, non è che non vuole trattare. Vabbè, ma se fa così, vediamoci. Certo. No, quello che a noi interessa, far vedere come la realtà non è quella che assolutamente, presentano. Assolutamente. Evidentemente quelli che la vogliono presentare hanno tutto l'interesse, a farlo vedere in maniera diversa. Certo, resta poi, comunque, poi ci arriviamo. È sempre il fatto che sono questi creditori che devono dimostrare a che titolo hanno un credito, esatto, nei confronti della Grecia. Andiamo. Il punto. Andiamo avanti, che nessuno tira fuori. Andiamo avanti, che qui le cose incominciano a emergere. Conseguentemente, l'Eurogruppo non era nella posizione di estendere l'assistenza finanziaria corrente FSF fino al 30 giugno, oltre il 31 giugno, oltre il 30 giugno. Dopo consultazioni con gli altri leader, in assenza di nuovi elementi, io vedo delle grosse difficoltà ad ottenere per andare contro le posizioni espresse dai ministri finanziari nell'incontro del 27 giugno. Vorrei infine ricordare che dopo la chiusura, l'interruzione
dei correnti tentativi di accordo come membro dell'Eurozona, la Grecia può sempre richiedere assistenza finanziaria dai partner in accordo con le regole di accordo comunitarie. In Europa la porta per i negoziati rimane sempre aperta nello spirito della solidarietà e della responsabilità. Quindi non è vero che i rapporti con l'Eurozona si sono interrotti. Intanto mettiamo in chiaro una cosa, no? Non è vero che si tratta di rimanere nell'Eurozona o fuori dall'Eurozona o dentro l'euro o fuori l'euro. Qua di questo non si parla proprio. Andiamo avanti. La risposta, una lettera di Alexis Tsipras indirizzata il 28, quindi il giorno dopo di aver ricevuto questa qua, questa l'ha ricevuta il 29, e lui il giorno prima ha fatto, non dopo, il giorno prima, aveva scritto al primo ministro del Granducato di Lussemburgo e gli dice, senti qua, questo sento. È come, caro primo ministro, come le è noto, nei passati 5 mesi di intensi negoziati sono stati sollevati fra il governo greco e le istituzioni, in considerazione del quadro di riferimento del 20 febbraio 2015 dell'Eurogruppo, in merito al programma di assistenza finanziaria della Grecia. Il 27 giugno di questo il 27 di giugno il gabinetto del Parlamento ellenico nel Parlamento nel gabinetto del Parlamento greco è stato approvato a maggioranza schiacciante di sostenere un referendum il 5 giugno, domenica 5 giugno, luglio 2015, che permette al popolo greco di decidere fra accettare o non accettare le proposte sottoposte al nostro governo dalle istituzioni europee, sottinteso, nel quadro di riferimento sopra menzionato. Dei negoziati sopra menzionato, cioè, e mo ci arriviamo gradualmente, incominciate a sospettare intanto, a dubitare, a mettere via con le antennine dritte. Per quanto riguarda, diciamo, la istituzione, diciamo, la indizione del referendum in un clima calmo e positivo che permetta al popolo greco di prendere questa cruciale decisione senza pressioni esterne, la Repubblica Greca ha sottoposto il 27 giugno, durante la sessione dell'Eurogruppo, una richiesta per un'estensione della facilitazione dell'assistenza finanziaria, diciamo, principale, per un periodo di un mese dalla data, diciamo, della sua terminazione, del suo termine. I negoziati ricominceranno il 6 luglio 2015 con una prospettiva di raggiungere un accordo immediatamente dopo, in linea con le decisioni del popolo greco. Malauguratamente e oscuramente questa richiesta non fu accettata. Questa decisione, in combinazione con le relative decisioni
che seguirono, ECB che seguirono, mettono in serie discussioni, mettono serie ripercussioni finanziarie, il sistema bancario greco e finanziario e altrettanto la liquidità del sistema economico greco. Io vorrei, mi piacerebbe sottolineare che sostenere un referendum su queste proposte è un diritto sovrano democratico del popolo greco, necessario per assicurare l'indipendenza sopra il sistema, il programma di assistenza finanziaria che sarà eventualmente concordato con le istituzioni. Comunque il fuoco del diciamo la centralità principale del referendum è nella proposta istituzionale che mira a raggiungere direttamente o indirettamente un accordo fra i greci e i membri, gli appartenenti alla EMU, che, di cui il Parlamento, il governo greco è pienamente consapevole. In questo contesto mi piacerebbe richiedere che il vostro governo riesamini la sua posizione in merito al supporto e al sostegno, riconsiderando che la richiesta del Ministro delle Finanze della Repubblica Greca e dell'Eurozona con una visione che garantisca, li garantisca. Questa decisione vorrà contribuire al nostro comune obiettivo di raggiungere un accordo benefico, un mutuo accordo benefico sulla sicurezza fiscale, la sostenibilità del debito pubblico, che permetta il ritorno alla Grecia, la crescita all'interno dell'Eurozona. Quindi qui si capisce un'altra serie di cose, che il signor Tsipras non vuole assolutamente uscire dall'Eurozona, certo. Lo dice anche in quest'ultima frase, e sta cercando in tutti i modi l'appoggio del governo del Granducato di Lussemburgo, che conta quanto uno sputo, ma che comunque ha il diritto di voto anche lui, e cerca di rassimolare adesioni e partnership, no, per portare avanti, diciamo, il sostegno a quello che non è un progetto loro, ma semplicemente un assecondamento delle decisioni prese da altri. Vediamo poi che cosa dice invece infine. Allora, ecco qua il 30. Che cosa dice? Questa è una lettera del 30 giugno inviata a Juncker, Presidente della Commissione Europea, a Mario Draghi, Presidente della Banca Centrale Europea, e a Christine Lagarde, che è la direttrice del Fondo Monetario Internazionale. Sì. Non lo scrive al Parlamento Europeo, per la Madonna, rileviamo anche questo. Il Parlamento Europeo, non c'è, in tutta questa diciamo diatriba, non c'entra un cazzo, certo. Non conta nulla di nulla, meno del Parlamento Italiano, meno del Comune di Roma, niente. Allora, che cosa dice il signor, il mastro Geppetto della situazione, il signor Alexis Tsipras? Allora, sto scrivendovi a questi signori, appunto a Juncker, a Draghi e alla Lagarde, sto scrivendovi per informarvi sulla posizione della Repubblica Ellenica in merito alla lista delle azioni prioritarie che è stato pubblicato sul sito della Commissione Europea il 28 giugno ultimo scorso, e che riguarda le azioni prioritarie
dell'accordo per la Grecia, per l'accordo da definire. La Repubblica Ellenica è pronta ad accettare questo accordo a livello di organizzazione sottomessa soggetta alle seguenti imposizioni. Direttive. Addizione o classificazione come parte di un'estensione estinguendo programma EFSF e il nuovo carico di accordi di cui alla richiesta che è stata sottoscritta oggi 30 giugno 2015, quindi vuol dire che il signor Tsipras ha firmato un accordo di sottomissione ad altri ulteriori impegni, ulteriori oltre a quelli a carico che già aveva, e che è stato sottoscritto il 30 giugno 2015. Come voi vorrete notare, i nostri impegni sono concreti sì, e pienamente rispettano e supportano la credibilità del disegno generale del programma. Sì. Hai capito? Ecco. Primo punto, la riforma VAT. Mantenimento del 30% di sconto sulle isole da essere applicato nelle nuove rate. Sì. Punto 2. Misure strutturali fiscali. Incremento graduale dell'avanzamento del pagamento degli affari individuali, cioè delle fatture d'affari individuali, tassate al 100% anticipato, sì, capito? Sugli affari, hai capito? Certo. E uscita dal trattamento preferenziale verso gli agricoltori, incluso i sussidi sulle accise del carburante diesel, cioè sì, ai contadini gli elevano pure l'agevolazione che dappertutto in tutto il mondo esiste, che i contadini non pagano tasse sul diesel, certo, non so se lo sai. Come vuoi che non lo sai? Fino alla fine. È vero che l'hanno fatta di tutti i colori, queste cose. Certo, compravano, lo vendevano, fino alla fine del 2017. Ridurre la spesa per il sostegno militare di 200 milioni nel 2016 e di 400 milioni nel 2017 attraverso dispositivi di azione ben mirati, incluso la riduzione della Corte del Tribunale Militare. 3. Pensioni. La riforma del 2010 sarà completamente implementata, quella del 2012 riformata per fattori sostanzialmente validi. Saranno posposte fino alla nuova riforma legislativa prevista nell'ottobre del 2015. L'ECAS, che non so che cosa sarà, l'ECAS sarà messa in atto a partire dalla fine del 2019, ma senza qualunque azione immediata oltre il 20% del beneficiario. Non so di che cosa parlino, ma insomma questo è.
tutti questi cambiamenti saranno messi in atto alla fine del 2017, partendo dal ottobre, dal 31 ottobre 2015. Mercato del lavoro. Il nuovo mercato sarà riorganizzato e legiferato a partire dall'autunno 2015. Prodotti merceologici. Le raccomandazioni specifiche di implementazione immediata dalla OECD, dello strumento OECD 1, fra parentesi affitti turistici, bus turistici, licenze per camion, concessioni per ristorazione varia e codici per materiali da costruzioni, strumento numero 2, bevande e prodotti petroliferi e apertura di liberalizzazione delle professioni di notaio, avvocato, commercialista, eccetera, liberalizzazione del mercato per le palestre e significanti porzioni dei carichi, qua non lo so che significa questa parola, e poi inoltre in cooperazione con le implementazioni del OECD in ambito delle riforme del pacchetto incluso la creazione di one stop shops, servizi per gli affari, migliori pratiche di analisi, tanto quanto una complessiva strategia già preparata e completa nella cooperazione con l'OECD, e la conduzione immediata e comprensiva del sistema competitivo, un'altra parola che è più esatta, comunque competitivo sullo specifico settore caratterizzato, dalle pratiche oligopoliche, ad esempio le costruzioni, il mercato all'ingrosso, il commercio all'ingrosso, i prodotti agricoli, i media, eccetera, e l'adozione delle raccomandazioni in accordo con le mappe di tappe di avvicinamento le linee cronologiche già preparate dal OECD. Implementazione immediata e complessiva della strategia contro gli affari della corruzione, cioè le pratiche della corruzione negli affari, per esempio nell'area delle procedure di acquisizione pubblica, di acquisto di rifornimenti delle agenzie pubbliche, la strategia e la cronologia già preparate dall'OECD, OECD. E poi l'EDMI, che non so che cosa sia, sarà il taglio da cui il PPC, che non so cosa sia, sarà separata dall'entità legale sotto la maggioranza dei proprietari di Stato, di proprietà di Stato, non so esattamente, parla sicuramente di qualche bene di Stato che devono vendere, certo. Questo è il senso. Grazie per
in anticipo per il vostro supporto, vedrò, sarò strettamente collegato a sentire le vostre risposte. Grazie, vi sento i saluti, eccetera, eccetera. Cioè, qui praticamente, qui il 30, dopo che io vi ho detto che era successo nel 28, il 29, addirittura all'inizio di febbraio, questo signore non solo ha adottato tutti i piani di sangue, sudore e lacrime imposti dalla Troica, non, ricordiamoci bene che la Troica non è la Comunità Europea, la Troica non è l'Unione Europea, la Troica è la Commissione Europea, che è composta di non eletti, che non si sa chi cazzo l'ha messi lì neanche, non si sa lo manco, sappiamo perfettamente, non sappiamo chi manco che cazzo l'ha messi al posto dove sanno, come hanno fatto ad arrivare lì. Questi signori stanno lì e ci comandano a tutti. No, comandano tassativamente, comandano come il vecchio maestro col e se non vi dico erano bastonate. Bastonate, dice, metti sulle mani. E giù bastonate sulle mani, capito? No, ma sulle mani davanti, sì. Le mani di dietro. Sì, sì, appunto. Ma io sai che cosa gli farei a questi signori della Troica? È una bella troiacata, certo. Affidati alle cure del gran dio Priapo, certo. Sia sempre lodato il suo nome. Al presidente della Banca Centrale Europea, che non si sa che cazzo sta a fare, perché le misure economiche le dovrebbero decidere gli stati e non la Banca Centrale Europea, e soprattutto che cazzo c'entra la Christine Lagarde, che fa parte di un'istituzione internazionale che non c'ha niente a che spartire con la Comunità Europea, ma è una, comunque è una di quelle che contano. Evidentemente finora io non ho letto nulla di retroscena di questa Cristina, che sarà una figlia di Cristina, sì, ma una devota al Cristo. Dopo te lo dico io in separata sede, poi ne facciamo un video, sì. Anche di quello. Allora, abbiamo letto. Noi la facciamo diventare devota di Priapo. Abbiamo letto. Allora, ricordiamoci, diciamo, la scaletta. Abbiamo letto il discorso di insediamento di Tsipras dell'8 febbraio. Abbiamo tralasciato tutto un periodo che tanto è meno influente di quello che si pensi. Abbiamo letto quello che ha detto il ministro, Donald Tusk, che pure questo non si sa chi cazzo è, presidente del Consiglio Europeo. No, non si sa chi l'ha eletto, come l'ha eletto, perché l'ha eletto, no? Perché ce l'hanno mandato, eccetera. Io ricordo quando mandarono a fanculo. No, non mandarono il nostro caro. Sì, siccome. E quindi poi abbiamo letto quello, grande svenditore dell'Italia, ex presidente dell'IRI, quello che ha scritto Tsipras, e poi quello che ha scritto. Di nuovo, Tsipras, abbiamo detto, al primo ministro del Granducato di Lussemburgo, e poi quello che ha scritto Tsipras adesso, abbiamo letto l'altro ieri al presidente della Commissione Europea, Claude Juncker, quello che ha scritto al signor Mario Draghi e alla signora Christine Lagarde. Allora, vediamo come stanno effettivamente le cose. Allora, i giornali e i telegiornali continuano in questa, diciamo, continuano in questa imperterrita volantinaggio, grido d'allarme e quant'altro, in cui dicono che oddio, cade l'Europa. In sostanza, oddio, che l'Europa casino, come il chissà che succede se la Grecia va via dall'Europa, chissà che se non rimane nell'euro, non rimane nell'euro, se rimane in Europa, se esce dall'Europa, se esce da tutte e due, chissà che casino, no? Quando invece il signor Tsipras non ha nessuna intenzione né di uscire dall'euro, né meno che mai di uscire dall'Europa, l'abbiamo letto prima. Quindi questi signori, quando poi vanno a vedere, no, dicono, adesso c'è il referendum, se i greci decidono l'Europa, scombussano tutto, scoppia l'Europa e decade tutto. Ma allora, vogliamo andare a leggere che cosa c'è scritto davvero? Abbiamo fatto pure prima il volantino scritto in greco, no? Ma vogliamo vedere che cosa richiede la decisione e la scelta dei greci, il testo del quesito che c'è scritto su questo referendum? Vediamo un attimo.
Allora, il quesito è uno solo, ascoltate, deve essere accettata la proposta sottoposta dalla Commissione Europea, Banca Centrale Europea e Fondo Monetario Internazionale all'Eurogruppo del 25 giugno 2015, composta da due parti che insieme costituiscono la loro proposta complessiva? Questa è la domanda che viene posta. Non c'entra un cazzo l'Europa, non c'entra un cazzo l'euro, non c'entra un cazzo niente di quello che parla la televisione, i telegiornali, i giornali, i nostri cari pseudopolitici e così via. Una menata del cazzo che non serve assolutamente niente se non a creare confusione, panico, incertezza, dubbio nelle menti più deboli, veramente, perché a noi ci fanno dei gran pipponi, però c'è. Cioè, mettersi a discutere poi col povero laureatino avvocatuccolo, commercialistuccolo, no? Che a malapena conoscono il loro mestiere, di queste cose qua, che non sanno che esistono questi documenti, vai a spiegare che non è vero un cazzo quello che dicono tutti i telegiornali, tutti a velina da ovra proprio, eh? L'ovra otteneva un risultato inferiore rispetto a questi. Esattamente, c'era della gente con dei coglioni. Ogni tanto qualcosa lo diceva. Come no? Cioè qui siamo alla verità unica, insopprimibile, inderogabile, inconfutabile e quant'altro, è mai possibile? Cioè, noi stiamo parlando, quindi il signor Tsipras, allora ci sono due mistificazioni. Primo, il signor Tsipras è un emerito infame, perché sta prendendo per il culo in una situazione di grande disagio epocale, proprio è una tragedia proprio storica, è una tragedia. Pensate che il 50% dei neonati muore in Grecia, non in Biafra, e quindi è una situazione insostenibile per il popolo greco. Non so quanto riuscirà a tenere e a sopravvivere in maniera decente quando oramai stanno 10.000 suicidi in 4 anni, cioè siamo a queste proporzioni bibliche. E allora, per testa di cazzo di Tsipras, la mena il can per l'aia oramai da 4 mesi e andando a prendere per il culo la gente che soffre. A me sarebbe pure bene che prendere per il culo qualcuno tipo la Lagarde o Draghi, no, la gente che legge i telegiornali, sente i telegiornali e legge i giornali. Pensa, oh cazzo che figaccio questo qui, è uno, certo, con le palle, li tira, se li porta a spasso per le palle, no? Gli dice di sì, poi di no, poi li prende per il culo, e invece no, è perfettamente allineato a loro. Ma la cosa più grave è che appunto a danno di tutti i cittadini, anche quelli italiani e non secondi, tenevano bene, bene in considerazione questo fatto, non è che lo fanno per caso, lo fanno perché c'è una strategia in atto ben precisa. E allora qui c'è appunto da riconsiderare diciamo, il teatrino che si è svolto in questi ultimi mesi e che coinvolge anche le alte sfere parlamentari italiane, le grandi istituzioni e i grandi personaggi, grandi si fa per dire, grandi insomma, ovviamente, diciamo quelli che occupano un rango che dovrebbe, per cui una persona dovrebbe essere grande, mentre qui ci hanno messo degli lillipuziani, no? Lillipuziani proprio di quelli proprio manco appena ravvisabili col microscopio, ecco, cioè questa gentuccola qui deve andare via. E quindi il discorso è, in estrema sintesi, doppia raggiro verso i greci, perché non è vero un cazzo che escono, contrariamente a quello che era l'impegno pubblico che ha preso nel programma elettorale questo figlio di puttana di Alexis. Alexis ha detto che avrebbe fatto pagare il debito pubblico alla Germania, col cazzo.